Ragazze, come state? Allora, oggi vi volevo tenere compagnia con il solito video che faccio in tutte le stagioni, ovvero i miei profumi, della stagione attuale, quindi i miei profumi autunnali. Allora, vi, dico subito che, vi farò, insomma, procederò come ho fatto, negli altri video, ce la posso fare. Procederò come ho fatto negli altri video, cioè vi dico come si chiama il profumo, più o meno di che anno è, quali sono le sue note e poi vi farò anche sapere che cosa ne penso io personalmente di questi profumi. Allora, i profumi in totale sono 1, 2, 3, 4, 5. Uno lo avete già visto in un altro video, per cui non mi metterò a recensirlo, non vi dirò le note, vi dirò semplicemente che profumo è, ve lo farò vedere, magari ve lo faccio vedere anche per ultimo, così non vi sto ad annoiare. Allora, partiamo subito. Il primissimo profumo che utilizzerò in questa stagione, in realtà che lo sto già utilizzando, è questo qui. Questo, come vedete, è l'Avon One Pulse. Ok? Questo qui è presente tuttora in catalogo. Se lo trovate in promozione, lo trovate per 6,95 euro o 7,95 euro. Bisogna aspettare la promozione. Adesso non mi ricordo qual è il suo prezzo, diciamo da catalogo normale, quindi senza promozioni, però comunque io vi consiglio di acquistarlo appunto quando è in offerta. Eccolo qui, Avon One Pulse. Come vedete ne ho già utilizzato parecchio, è un profumo che mi piace e adesso vado a leggervi le note. Allora, One Pulse di Avon è un profumo del 2017 e ha soltanto tre note: pera, violetta e sandalo. Fa parte della categoria floreale fruttato. Ed è un profumo che a me piace molto, è un profumo che vi consiglio sia per la stagione estiva, perché io l'ho utilizzato qualche volta anche in estate, e sia per la stagione attuale dove iniziano i primi freddi. Che dirvi di queste tre note? Io sento molto la violetta, quindi secondo me questo è riassumibile come profumino alla violetta in cui si sente anche un pochino il sandalo. La pera personalmente non ce la sento, sento proprio queste due note, violetta e sandalo. La violetta non è la solita violetta un po' pungente che a qualcuno potrebbe dare fastidio, non so se lo sapete, ma la fragranza della violetta è molto particolare, a qualcuno dà proprio fastidio, qualcuno la ritiene addirittura una puzza. Per quanto mi riguarda, il profumo di questo fiore, quindi il profumo che sprigiona questo fiore, è molto molto piacevole. Dipende, a tratti mi piace anche quella violetta un po' pungente, un po' strong, a tratti preferisco una violetta così un po' più dolce, un pochino più discreta, ma sempre comunque brigosa, come in questo profumo. Direi che è una violetta abbastanza, come dicevo, frizzantina, gioiosa, allegra, che viene stemperata bene appunto dal profumo, diciamo, distensivo e riflessivo del sandalo. Non so se lo sapete, ma il legno di sandalo appunto ha una fragranza un po', diciamo, come la posso dire, distensiva, che rilassa i nervi. E questa combinazione è particolare, però secondo me è una combinazione vincente. Quindi è un profumo assolutamente che merita. Per il prezzo che ha assolutamente, non stiamo qui a dirlo, è un profumo economico ma che comunque si sente. Quindi quando prima ho detto discreto, è discreto nel senso che non è invadente, però comunque è un profumo che si sente molto. Posso dire che non ha un grandissimo sillage, la persistenza siamo sulle 2 ore, anche 3 ore, però comunque è un profumo che a me dà soddisfazione, perché i profumi alla violetta comunque a me, in linea generale, piacciono, quindi è difficile che io rimanga delusa da un profumo alla violetta, punto. E per la descrizione del One Pulse ci siamo. Spero di avervi incuriosito. Questo non me lo spruzzo perché l'ho utilizzato tutta la giornata di oggi, voi non lo sapete, ma sono le 5, sto girando quest'ora e oggi ho usato lui come profumo principale. Ah, tra l'altro, questo profumo, ecco. Non si presta al layering. Layering, non so se lo sapete, è una tecnica che praticamente vi permette di stratificare i profumi, quindi di mettere, che ne so, mi metto questo e me ne metto un altro. Essendo un profumo alla violetta, secondo me non va bene fare layering, scusatemi, con questo profumo oppure su questo profumo. Non lo consiglio. Poi, come al solito, è sempre un'opinione soggettiva. Prendete sempre questi video come video personali di opinioni, ecco.
Andiamo avanti. Il secondo profumo che vi vado a far vedere è un profumo, Dio mio, mi stava cadendo, è un profumo che in realtà non lo vedete nella sua confezione originale assolutamente, perché quest'estate, nel mese di agosto, il giornale Grazia aveva dei mini profumini di La Vie Belle Eclat, che è praticamente un nuovo flanker appunto della Vie Belle di Lancôme. Flanker significa che è un'altra, diciamo, edizione di un profumo già esistente. Quindi io che ho fatto? Mi sono presa tre Grazia, tre o quattro ne ho presi, sapete che non mi ricordo, con il piccolo formato da 4 ml, e poi in profumeria me ne hanno dato addirittura uno in più. Quindi praticamente avevo 16 ml più altri 2 ml di un campioncino, quindi ho avuto circa 18 ml da provare di questo profumo. Che ho fatto io con i mini formati di vetro, perché erano proprio imitazioni della bottiglietta di La Vie Belle Eclat. Li ho praticamente tutti trasferiti all'interno di uno spruzzino ed è questo qui, che è praticamente lo spruzzino dove io tenevo Biblos Cielo, che l'ho finito quest'estate in vacanza in Abruzzo, l'ho svuotato, l'ho lavato bene, l'ho lasciato asciugare, mi sono assicurata che all'interno non ci fosse traccia appunto del profumo precedente, quindi Cielo, e ho trasferito dentro La Vie Belle Eclat. Come vedete adesso ce n'è pochissima perché ne ho già utilizzata parecchio, quando l'ho trasferita era praticamente fino qui, tutta la bottiglietta era piena. Forse anche un po' di più perché la capienza di questo è 15 ml, io ne avevo 16, quindi era proprio proprio pieno. E mi sono messa l'etichetta davanti. Quindi posso dire che questo profumo me lo sono studiato abbastanza. Appena iniziato l'autunno ho subito iniziato a studiarmelo, ma in realtà anche ad agosto, trasferendo, facendo appunto questo trasferimento di profumo, me lo sono annusacchiato ben bene. Allora, parliamo di La Vie Belle L'Eclat, è un profumo del 2017, quindi diciamo appena uscito, fa parte della famiglia orientale floreale e ha poche note, devo dire, confronto al suo predecessore, diciamo al suo originale. Abbiamo come nota di testa il bergamotto, come nota di cuore fiore d'arancio e fiori bianchi, come note di fondo abbiamo il sandalo e la vaniglia. Allora, c'è da premettere che La Vie Belle originale, c'è Panchi che vuole salire qua. Vieni pure. La Vie Belle originale a me è un profumo che non fa impazzire perché lo trovo troppo troppo dolce, addirittura stucchevole, quindi non è proprio il profumo che fa per me. Poi non so da quanto tempo voi mi seguiate qui sul canale, ma a me tendenzialmente non fanno impazzire i profumi super super dolci, super super gourmand. Diciamo che è una categoria che mi lascia sempre un po' perplessa, non mi fa impazzire. Oddio, ho usato anch'io qualcosa di gourmand, ma non è la mia famiglia olfattiva preferita. Quindi c'è da dire che La Vie Belle originale a me non piace. Per fortuna questo qui secondo me è molto, cioè molto, è abbastanza differente e quindi devo dire che è un profumo che sto utilizzando con una discreta soddisfazione e mi piace anche. Tra le note che vi ho citato, queste 5 note che vi ho citato, io ci sento essenzialmente 2/3 note. Le note che ci sento, Panky, proprio qui dovevi venire, sì. Le note che ci sento io, scusatemi, ma qua c'è un gatto dietro la tenda. Le note che ci sento io sono i fiori bianchi e il sandalo. Come vedete, il sandalo ricorre sempre nei miei profumi preferiti. Io ve lo devo far vedere perché poi magari uno potrebbe anche non credere a quello che io dico. Eccolo, il suo Sauticoot. Panky, ciao. Eccolo, il mio Sauticoot. Povere le ragazze, sopporteranno tutto ciò. Stavo dicendo, La Vie Belle L'Eclat è un profumo che mi piace, sostanzialmente lo uso con soddisfazione. Si differenzia molto dall'originale La Vie Belle e proprio per questo motivo lo apprezzo. Le note che sento principalmente sono i fiori bianchi e il sandalo. E poi invece quando inizia ad assestarsi sulla pelle sento venire fuori il calore un po' più avvolgente della vaniglia. Quindi, però è una vaniglia sempre che rimane molto molto discreta. Discreta è la parola d'ordine di questo video, discrezione. Discreta nel senso che non è che vi arriva una sfumacchiata di vaniglia fumante nel naso, una vaniglia discreta, buona, che ha giusto quella dolcezza in più da dare ai fiori bianchi e al sandalo per renderli forse un pochino più persistenti sulla pelle, per fondersi di più con appunto l'odore della vostra pelle. Che dirvi? Mi piace, dura anche abbastanza sui vestiti, devo dire che 24 ore sui vestiti le dura, perché devo dire che lo sento veramente tanto, sulla pelle dura un pochino meno, però a parte tutto questo che io vi ho detto, è un profumo che io
personalmente non acquisterei perché non fa parte appunto della mia categoria preferita e non è neanche un profumo che vi dirò mi fa fare particolari viaggi olfattivi o comunque mi dà dei ricordi, mi rimanda dei pensieri positivi. Non, è abbastanza indifferente quello che mi lascia questo profumo. Panky, non rompere se riesci. Mi lascia abbastanza indifferente. Ovviamente io quando giro il video devo avere un fazzoletto perché mi devo soffiare il naso. E voi sapete che con la GoPro non si può mettere in pausa e quindi dovete aspettare. Scusatemi, perdono. Allora andiamo avanti con il terzo profumo dei miei profumi autunnali. Il terzo profumo è questo qui. Questo è il Tesori d'Oriente Hammam. In realtà questo profumo qui l'avevo acquistato pensando di regalarlo perché l'ho trovato in promozione da Acqua e Sapone tipo a 2,90 € quest'estate, ma vi parlo di giugno-luglio forse, prima che mi sposassi addirittura. Proprio pensavo di regalarlo, però poi in realtà non se n'è fatto più niente e che ho fatto? Me lo sono tenuto. Quindi diciamo che questo acquisto non è nato per me, ma è nato per una persona. Poi in realtà ho regalato a questa persona altre cose e questo profumo lo sono tenuto, però diciamo un profumo acquistato per sbaglio. Ma devo dire che mi piace tantissimo, vedete quegli acquisti fatti un po' così a caso che però sono veramente buoni. Me lo sono messo qui nell'incavo del braccio destro, me lo riannuso così ve lo posso descrivere diciamo con un pochino di più di cognizione di causa. Allora questo qui si chiama Mam appunto dei Tesori d'Oriente e fa parte della categoria orientale. Non mi ricordo l'anno in cui è uscito ma è diverso tempo che c'è anche perché ha cambiato packaging diciamo di recente perché prima il packaging era diverso, c'erano una donna e un uomo con l'asciugamano in un hammam, in un bagno turco messi lì a evaporare, ecco. Allora vi dico le note: note di testa, mandarino, limone, fiore di mandorlo, note di cuore, fiore d'arancio e gelsomino, note di fondo, vaniglia, note legnose, ambra e muschio. Vi dirò che questo profumo è un vero e proprio casino, nel senso che io sento tanto la nota degli agrumi, ma non sono agrumi, che lo fanno diventare un profumo agrumato, di quelli estivi, rinfrescanti, sono agrumi molto molto caldi. E questo calore non so da dove possa arrivare, forse dal fiore di mandorlo, forse dalle note legnose, forse potrebbe essere che si sentono tanto le note legnose. E il fiore di mandorlo perché una punta di mandorla si sente, cioè addirittura appena spruzzato sembrano i canditi del panettone addolciti e ovviamente non proprio l'odore di panettonazzo appena scartato, però canditi e vaniglia, una roba così. La vaniglia c'è, gli agrumi ci sono, è molto molto dolce. È caldo come profumo, super avvolgente ed è uno di quei soliti tesori d'Oriente che durano ore, 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 ore sulla pelle. Vi dirò che la durata di questo profumo, secondo me, è paragonabile un po' al Byzantium, sempre della stessa marca, Tesori d'Oriente, perché dura veramente tanto, veramente, veramente tanto. E stavo anche leggendo che al quarto posto degli ingredienti c'è l'olio, ce la fai, l'olio di arancia amara. Ma l'olio, cosa sto dicendo? L'estratto, scusatemi, del fiore di arancia amaro e poi c'è l'olio di argan al quinto posto, scusatemi, ma mi sono confusa perché quando c'è qui Panky io non capisco più niente. Vi stavo dicendo che è un profumo che persiste parecchio e lascia anche una scia enorme. Ho letto su Fragrantica che pare essere il dupe di Cinéma di Yves Saint Laurent, credo di aver letto una cosa del genere, però io non avendolo conosciuto, Cinéma di Yves Saint Laurent, non vi so dire se assomiglia. Assolutamente non lo so, però come tutti i tesori d'Oriente ha una persistenza e una scia pazzesca, quindi se vi piacciono quei bei profumi orientaloni che appena aprite la porta di un locale, entrate voi, si sentono e tutti si girano e dicono wow. Questo qua è proprio il profumo che fa per voi. Ovviamente vi deve piacere l'arancia amara combinata con la vaniglia, combinata con, che cosa ho detto, col fiore di mandorlo che in effetti dà questo odore quasi di amaretto. Devono piacervi queste note perché se non vi piacciono, di che stiamo parlando? Non è un profumo troppo troppo dolce e non è neanche stucchevole. Badate bene che io odio i profumi stucchevoli, nauseanti, pesanti. Quindi valutate bene, se riuscite a trovarlo in promozione è meglio perché sono 100 ml di prodotto, sai, 2,90 € ci sta. Poi tra l'altro quando l'ho acquistato io mi hanno dato in omaggio anche la crema per il corpo, quella lì al muschio bianco, quindi voglio dire, yeah.
Allora, veniamo al quarto profumo che utilizzerò quest'autunno, che in realtà ho già utilizzato ma poco. È un profumo di cui non mi so dire le note perché appunto su internet non le trovate. È un profumo che ho acquistato sul Giardino dei Libri. Non so se lo sapete perché non so da quanto mi seguite, ma io la mia spesa mensile biologica la faccio sul sito del Giardino dei Libri. All'interno di questo sito non abbiamo soltanto alimentari, ma abbiamo anche cosmetici. Scusatemi, cosmetici, make-up, prodotti di bellezza, abbigliamento, abbiamo veramente tante cose biologiche, insomma, eco-bio, eccetera, eccetera. Era un po' di tempo che stavo puntando questo profumo che voi sicuramente non vedete perché Punky mi ha spostato la tenda, ok? Era un po' di tempo che puntavo questo profumo e l'ho poi acquistato a seguito di uno sconto che mi ha mandato il sito perché io sono cliente ormai da un secolo. E quindi con quello sconto sono riuscita ad acquistarlo. Questo profumo qui è del marchio Tachyonic. Il marchio Tachyonic è un marchio un po' particolare, fa tutti dei prodotti che diciamo hanno delle proprietà. Io avevo anche ovviamente la spiegazione, ma attualmente non ce l'ho. A quanto ho capito, questi Tachyonic, questi profumi, anche bijou, perché io ho anche un bracciale di Tachyonic. Mi sembra che diano energia, una roba del genere. Vado a leggervelo perché sennò non mi ricordo, è inutile che mi invento. Il profumo è questo qui, ve lo faccio vedere. Vedete che è metallizzato il flacone. Sono 50 ml di prodotto, il tappo è dorato e sopra c'è il marchio Tachyonic Natural Cosmetic Milano Italy. Costa 25 euro, io però l'ho pagato meno perché ho aderito a uno sconto, l'ho pagato veramente proprio poco 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 perché avevo uno sconto eccezionale e quindi ho detto boh, mi butto con l'acquisto. Questo è da donna e si chiama Agadir, vedete, faccio leggere qui, è il futuro della cosmetica Tachyonic Agadir Bio 26, un profumo naturale, fresco, raffinato, energizzante. Ok, adesso vi vado a leggere quello che c'è scritto all'interno nella scatola. Energizza e fortifica l'aura, accresce il carisma e il magnetismo personale. Ammazza, oh, metto questo, mi cadono tutti ai piedi. Voglio proprio crederci. Vabbè. L'Agadir è una speciale fragranza che evoca terre esotiche con una profumazione intensamente seduttiva che dona al corpo una stimolante sensazione di benessere. La speciale formulazione Tachyonic svolge anche una preziosa azione anti-radicali liberi, rendendo la pelle morbida e vellutata. Allora, sul fatto che la profumazione è esotica, assolutamente sì. Quindi io lo utilizzerò d'autunno, però in effetti una profumazione così esotica è meglio secondo me in estate, cioè ce la sento di più in estate. Però è veramente particolare, diciamo che non assomiglia a nessuna fragranza che io abbia mai sentito, super esotica, però non vi so dire a che frutto esotico assomiglia perché è veramente particolare, non riesco tanto a descrivervela, motivo per cui vi ho letto tutto quello che c'è scritto nella confezione. Devo dire che è fresca, esotica come dice, naturale suppongo di sì, energizzante anche perché è un profumo che comunque un po' ti risveglia, non è un profumo distensivo come ad esempio Artemisia di pomellato, è un profumo rilassante quel profumo lì, mentre invece questo è un profumo proprio energizzante, brioso, non so, ve lo mettete e vi carica, capito? Non vi nausea, ma vi carica parecchio. Non è troppo dolce, è un profumo che sicuramente utilizzerò proprio per vedere se ha questa funzione energizzante, questo carisma che non credo che sia in grado di darlo un profumo, perché sono piuttosto scettica su queste cose di marketing. Però è un profumo che volevo provare da un pezzo e finalmente mi sono tolta questo sfizio, ma anche questo l'ho acquistato ad agosto, forse luglio, non ricordo più. Comunque ci ho messo parecchio, era da un po' che lo puntavo perché ho letto anche le recensioni, erano positive, quindi ho detto boh, me butto. Di questo profumo esiste anche la versione maschile che ha il muschio bianco. Io il muschio bianco, come sapete, lo odio e quindi mi sono presa questa versione qui, Agadir, che è un profumo altamente, altamente esotico. Però questo qui ve lo trovate o sul Giardino dei Libri o non so, forse sui negozi, nei negozi bio, tipo Bio Bottega. Non ne ho la più pallida idea. Io lo utilizzerò e vediamo se veramente è un profumo che dona carisma e magnetismo. Ah, bah, ci credo poco. Andiamo avanti, l'ultimissimo profumo che vi faccio vedere, ma non vi leggo le note perché attualmente chissà dove le ho messe, il mio quaderno dei profumi, quando avevo recensito questo profumo qui non era questo. Scusate, no, sicuramente non ce le ho qua, no, attualmente non ce l'ho. Un altro profumo che andrò a utilizzare d'autunno è il mitico, fantastico, fantasmagorico, adorabile
Vanderbilt di Gloria Vanderbilt, il profumo cipriato, no, cipriato, cipre per eccellenza. Cipre o cipriato? Perché sono due cose diverse. Attualmente mi sfugge. Un profumo pazzesco, abbastanza talcato, che sa praticamente di cipria francese. Mi fa venire in mente questo profumo tutte le volte che lo metto. Mi fa venire in mente il film Marie Antoinette. Non so se lo sapete, lo conoscete. È il film di Sofia Coppola e narra un po' in veste moderna la storia di Maria Antonietta. La Maria Antonietta che c'è in quel film lì è interpretata da Kirsten Dunst, che è un'attrice bionda particolare, ha un viso particolare, non ha dei lineamenti, insomma, comuni, ed è truccata proprio come si truccavano una volta, ai tempi appunto di Luigi XIV, Luigi XVI, proprio con le guanciotte rosse, tutta bianca, pallida, di cipria bianchissima, le parruccazze, quelle altissime che sotto non si lavavano i capelli per 30 anni. Però a me mi fa venire in mente, a me mi non si dice, ma non importa, mi fa venire in mente quell'epoca lì, quel film lì soprattutto, quindi un profumo straordinario. Dalla boccetta al profumo veramente buono, buono, buono. Questi qui sono 100 ml, li avevo acquistati più di un anno fa da Lille Lapois, anche lì con una super promozione, credo di averlo pagato 10 euro forse. Esiste il flacone da 50, esiste il flacone da 30. Quindi se state cercando un profumo che ha più o meno queste caratteristiche, anche se vi rimando adesso all'altro video dove lo descrivo meglio, affrettatevi, cioè affrettatevi, avvicinatevi come posso dire, alla confezione quella lì con meno ml, perché magari poi non vi piace, magari lo trovate nauseante, magari non vi piacciono le fragranze talcate, è meglio che provate prima magari con la mini size, ecco. È un profumo straordinario che dura del tipo 20 ore addosso, ve lo sentono da qui a Canicattì ed è veramente ottimo, ottimo, ottimo. Spero di riuscire ad utilizzare tutti questi profumi perché 5 profumi per una stagione come l'autunno che dura 2 mesi, in effetti non so se riesco, se riuscirò. Però questo è veramente straordinario, mi piace tanto e sono felice perché tante persone dopo che io avevo fatto quel video lo scorso anno dei profumi autunnali mi hanno scritto che questo profumo era uno dei profumi che piaceva, che anche a loro piaceva. Chissà se i verbi li ho azzeccati, non lo so. Benissimo, ragazze. Allora ripetiamo, vi faccio vedere ancora tutti i profumi che ho mostrato in questo video e poi vi saluto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se li conoscete, ma soprattutto se sono stata chiara nelle spiegazioni. Allora, Vanderbilt di Gloria Vanderbilt, profumo dell'82, profumo o cipriato o cipre, sicuramente uno dei due, molto molto talcato, molto persistente, un profumo da scia pazzesco. Fantastico in autunno, meglio in autunno su di me dà proprio il suo massimo. Poi profumo Tachyonic Agadir, un profumo diciamo molto 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 esotico, molto fresco, molto energizzante. Non sappiamo se funziona anche proprio a dare carisma e magnetismo, questo non lo sappiamo, però è un profumo particolare. Diciamo che profumi così non ne ho mai provati e quindi è giusto testarlo. Poi il terzo profumo che vi ho mostrato è il Tesori d'Oriente Hammam, un orientale che ha una base agrumata molto molto dolce, si sente il fiore di mandorlo, si sente anche un po' la vaniglia ed è veramente super persistente, una roba che veramente non ve la scordate più, quasi come Byzantium, sempre dei Tesori d'Oriente, ottimo. Poi La Vie Belle L'Eclat, un profumo che non mi è dispiaciuto usare, mi piace anche, che però io non avrei comprato e non ricomprerò assolutamente. Perché non mi dà nessuna sensazione, emozione, ricordo, viaggio olfattivo, eccetera, eccetera. Comunque un profumo che è molto molto persistente, anche questo non esageratamente dolce, anzi quasi per niente. Poi il primissimo profumo che vi ho fatto vedere è Avon One Pulse, un profumo alla violetta miscelata con il sandalo che dà una buonissima combinazione tra allegria, diciamo, e relax e distensione. Ecco, buono buono, mi piace. Bene ragazzi, io adesso vi saluto, vi ho tenuto 20 minuti e più anche a raccontarvi dei miei profumi, fatemi sapere se li conoscete, se li avete mai utilizzati, se vi ho incuriosito, ingolosito e niente, noi ci vediamo in un prossimo video, a presto, ciao, ciao!